Lega 2, playoff, promozione in Serie A, ultimo atto di fronte Pesaro e Pavia. La serie comincia stasera all'Adriatic Arena di Pesaro, colpo d'occhio eccellente per questa serie, più di 7.000 spettatori in buona parte vestiti di bianco e di rosso, come ha chiesto e ottenuto la società pesarese, distribuendo anche apposite magliette. Una serie che sulla carta ha una favorita naturale ed è la Schiavolini Sparo Pesaro, che arriva a questa finalissima imbattuta, 6 vittorie negli altri confronti di playoff e imbattuta, considerando anche i playoff dell'anno scorso in B1, da 13 partite consecutive nell'off season dei campionati di basket. Ma attenzione a Pavia, che è passata attraverso una serie sicuramente pesante dal punto di vista fisico, ma esaltante dal punto di vista del morale, eliminando alla quinta partita gli Esi 3-2, come forse sapranno quelli che l'hanno seguita attraverso Rai Sport Satellite. Buonasera Marco Bonamico, abbiamo detto del colpo d'occhio, abbiamo detto anche, o meglio lo diciamo adesso, dei problemi fisici che interessano alcuni giocatori importanti di tutte e due le squadre. Morri con la febbre, forse con una caviglia un po' in disordine per Pesaro, i problemi fisici di Bagnoli, di Moreau, di Stanic, di Gergati per Pavia, ma queste sono le partite in cui si dimenticano tutti gli acciacchi. È proprio così, Max, qui conta tanto il cuore, la concentrazione e la voglia di esserci. Questa sicuramente Pavia ce l'ha, sulle ali di una semifinale vinta con Iesi, dall'altra parte la favorita naturale di questa finale, come hai detto, Pesaro, che però è ferma dalla semifinale con Rimini risolta in 3 partite. Certo ha avuto possibilità di riposare, però gli manca sicuramente il campo. Saranno decisivi questi primi minuti che andremo a gustarci per vedere se Pesaro, come pensano tutti i 7.000 che sono qui e come penso anch'io, sarà pronta per giocare questa finale che si annuncia bellissima, come sono state bellissime e entusiasmanti le semifinali. Con l'aiuto di Carlo Gigliotti avete visto nella copertina preannunciati alcuni dei duelli chiave sicuramente di questa sfida di finale. Questo è il tabellone con il cammino delle due finaliste, vedete Pesaro 3-0 con Ferrara e 3-0 anche in semifinale con Rimini, 3-1 per Pavia contro Soresina e poi il 3-2 in semifinale contro Iesi. Pavia che è seguita qui all'Adriatic Arena da un nutrito gruppo di sostenitori che cercheranno ovviamente di farsi sentire di fronte ai 7.000 supporter pesaresi. Stanno entrando in campo i protagonisti delle due squadre. Pesaro con Pavia con Moreau numero 4, Stanic numero 6, Truccolo numero 8 e Zubu con numero 9, Gergati con numero 10, Gatto numero 11, Vil numero 12, Basei numero 13, Simone Bagnoli con numero 15 e Garzia con numero 18. In panchina un pesarese, Giancarlo Sacco, anche se da qualche tempo ha spostato la residenza qui vicino, ha allenato la Schiavolini Pesaro a metà degli anni 80 in Serie A, portandola anche vicina a uno scudetto. È stato vicino allo scudetto poi con Varese, finale persa proprio contro la Schiavolini all'inizio degli anni 90. Ha saputo risollevare Pavia, che era arrivata a un passo dal baratro quando si era già a metà della stagione regolare. Entrano in campo quelli di Pesaro, eccolo qua Giancarlo Sacco, il coach dell'Enimes Pavia. Pesaro con numero 4 Montonati, numero 6 Mauro Morri, numero 7 Tomassini, numero 9 Fulz, il numero 10 Carton Myers, l'incognita di questa finale. In quali condizioni Carton potrà affrontare questa sfida di finale? Con numero 11 Hicks, con numero 14 Podestà, con numero 15 Dzukauskas, numero 18 Rodney White e numero 20 Luigi Dordei, accompagnati come al solito dall'Ape Andrea. L'allenatore è Alessandro Ramagli, sua la battuta più bella della settimana. Sì, è vero, non giochiamo da un po', ma non è che in questi giorni siamo andati alle Maldive, abbiamo lavorato. Arbitrano Maurizio Pascotto, Massimiliano Barni, Emanuele Aronne. Stand by, quarto arbitro per la finale di Lega 2 previsto, e c'è Alessandro Terreni ai bordi del campo. Maglia bianca per i padroni di casa, maglia rossa per Pavia, ma attenzione perché all'Adriatic Arena arriva un ospite illustre, il centrocampista del Milan e della Nazionale, Massimo Ambrosini, grande tifoso della Schiavolini Spar Pesaro, e con lui arriva la Coppa dei Campioni di calcio che il Milan ha conquistato 4 giorni fa nella finalissima di Atene contro
il Liverpool. L'applauso di tutti, anche dei tifosi di Pavia. Infatti io credo che questo sia uno dei rari casi in cui arriva una coppa vinta dal Milan e tutti applaudono, ci sarà sicuramente qualche interista. Ma... E Ambrosini che vedete sollecita l'urlo dei tifosi. Una bella iniziativa questa di portare qua Ambrosini, che ha accettato, tra l'altro insomma, il campionato è finito oggi per il Milan, portandosi dietro la Coppa dei Campioni. Ambrosini è un tifosissimo, l'estate scorsa è stato anche ai playoff dell'NBA insieme con la famiglia Vellucci, che è quella che gestisce adesso insieme con Walter Schiavolini il club pesarese. E anche questo serve sicuramente a creare coinvolgimento, atmosfera intorno a questa partita che comincerà fra pochissimi minuti. Veramente uno spettacolo eccezionale di folla con queste magliette bianche e rosse intorno al rettangolo dell'Adriatic Arena. Insieme alla Coppa dei Campioni c'è anche la Coppa che verrà distribuita, poi è quella che premia i vincenti del campionato di Lega 2. Ma adesso concentriamoci su quanto accade in campo, cominciamo col vedere i quintetti, mentre Vincenzo Belli ci fa vedere anche la coppa del campionato di Lega. Eccoci nuovamente all'Adriatic Arena, 39-35 per Pesaro su Pavia, dopo il primo tempo della finale, gara 1 dei playoff del campionato di Lega 2. Ci ha raggiunto in postazione un ospite, Marco Caprari, lo interroghiamo nella duplice veste di vincitore di questo campionato qualche stagione fa con Capo Orlando e di ex Schiavolini Spal Pesaro, lo scorso anno ha fatto parte della formazione che ha vinto il campionato di Serie B1. E che tra l'altro ha cominciato anche a costruire, diciamo, questa striscia vincente nei playoff. Primi 20 minuti nel segno di Carlton Myers, il vecchio tra virgolette leone, speriamo non ci senta, aggraffiato. No, il vecchio sicuramente speriamo non vi senta, perché è ancora un giocatore che ha un grosso talento. Sicuramente la condizione fisica è migliorata e quindi si vede che lui gioca veramente un basket di livello superiore e mi sembra che lo stia dimostrando. È stata una bella partita, i primi due quarti, spettacolare anche da parte di Pavia, però ho visto Pesaro veramente in condizione concentrata, quindi speriamo che l'esito sia a favore della squadra marchigiana. Ecco, Caprari ovviamente tifa, però grande. Diciamo che un passetto indietro rispetto agli altri, ma forse anche due passetti indietro, invece Rodney White, forse non è ancora entrato nello spirito della battaglia. White. Sì, ha fatto un po' fatica, un paio di contatti non sono stati fischiati e quindi chiaramente la partita, essendo così dura, ha fatto un po' fatica a entrare, ma sicuramente è un giocatore anche lui di talento superiore, quindi chiaramente potrà sicuramente nel proseguo della partita dimostrare tutte le sue qualità e la sua classe. Pavia in campo pochi giorni dopo aver chiuso una sfida che sicuramente ne ha prosciugato le energie, però in questi primi 20 minuti non si è visto, anzi... Conterà, l'aspetto fisico conterà, non so quanto nella prima partita, ma probabilmente conterà in quello che è il proseguo della serie. È chiaro che Pavia ormai è una squadra, la vedo molto collaudata, molto, molto unita, compatta, giocano bene, sarà un avversario ostico e duro, però normalmente le 5 partite esaltano sempre quelle che sono le qualità e la forza di una squadra, quindi speriamo che Pesaro riesca ad avere la meglio. Insomma, è chiaro che sei marchigiano, hai giocato a Pesaro, quindi vuol dire, tipo Scavolini spudoratamente. Per chi non l'avesse capito, però vuol dire, è chiaro che la Scavolini è la favorita naturale di questa finale, ma se tu fossi in Pavia, che cosa faresti per mettere invece un granellino nell'ingranaggio della Spal Scavolini? Farei quello che stanno facendo loro in questo momento, stanno giocando comunque a viso aperto, una pallacanestro chiaramente di gruppo, giocano insieme molto bene, i due americani sono chiaramente i punti di riferimento di questa squadra, sono due giocatori veramente completi e molto forti, quindi chiaramente Pavia sta facendo la sua partita, come già avevo letto nelle interviste che chiaramente l'allenatore Sacco diceva che loro venivano qua non per essere vittime predestinate, ma bensì per giocarsi la serie, perché se sono arrivati in finale comunque grosso merito va loro e sono sicuramente una squadra ultra competitiva. 7.300 spettatori questa sera a Pesaro, una città che ha fame, voglia di tornare nelle piazze che erano state sue fino a un paio di stagioni fa. Tu sei reduce da un'esperienza in una piazza altrettanto affamata di grande basket, Brindisi.
c'è differenza nel giocare di fronte a un pubblico di questo tipo? Sicuramente, Brindisi non è seconda a nessuno, l'hanno dimostrato quest'anno, e il rammarico più grosso, la lesione più grossa è sicuramente non aver centrato la Lega 2 per questo pubblico e questa città, che è veramente eccezionale per quello che riguarda l'intensità nel seguire la squadra di basket. Pesaro è sempre stato, ora stanno ritrovando quell'entusiasmo, vedo sicuramente un sacco di pubblico, un sacco di gente, quindi questo è sinonimo di attaccamento alla squadra e è sinonimo di voglia veramente di tornare in Serie A, che in realtà è il posto dove veramente Pesaro deve stare. A proposito dei Brindisi e di Serie B, ne parliamo non tanto per girare il coltello nella piaga, che è ancora la ferita piuttosto fresca, quella della vostra eliminazione, ma soprattutto per dare i risultati delle finali. Gara 2, Veroli batte Fidenza 78-67, Pistoia batte Osimo 67-59, tra l'altro con parecchi ex pesaresi in campo, 7 punti di Cinciarini junior per Pistoia, 8 di Calbini, 5 di Panichi, 4 di Benevelli per parlare di Osimo. Veroli e Pistoia vanno 2-0 nella serie. Il più grosso rimpianto probabilmente per Brindisi è stato quello di aver dominato la prima fase, averla vinta con un vantaggio importante sulla seconda, e poteva essere anche di più, perché in fondo nel finale avete anche pensato un po' ai playoff, e di ritrovarvi poi con un pugno di mosche in mano. Sì, è chiaro, i playoff sono una bestia nera, l'hanno dimostrato anche quest'anno, tante realtà prima di Brindisi comunque hanno subito questa dura legge, ricordo Ferrara, Montecanaro, Ragusa negli anni, Rieti, quindi chiaramente è una post season sicuramente difficile, dove è necessario farsi trovare pronti. Veroli onestamente e sportivamente è stata più pronta di noi in quello che è stata la semifinale e ha meritato di passare il turno. Chiaramente il rammarico, ripeto, è fortissimo, perché aver giocato per 6 mesi a quel livello in cui abbiamo giocato noi è veramente un peccato non poter essere saliti, però ripeto, è necessario non buttare assolutamente quei 6 mesi che sono stati fatti, capire gli errori e ripartire con più entusiasmo e più voglia di prima. Io direi, non so se un buon amico è d'accordo, non chiediamo un pronostico su Pesaro Pavia a Caprari, perché Caprari sarebbe, mi sembra scontato, penso di indovinarlo, non lo dico, me lo tengo per me. Penso di indovinarlo. Sei stato contento di vedere tra l'altro Ambrosini con la Coppa dei Campioni da simpatizzante milanista? Molto emozionante, hanno raggiunto un trofeo importantissimo e questo ne va dato grande atto al Milan, che è stata sempre una squadra mentalità vincente, è sempre in fondo, è sempre lì pronta a lottare per obiettivi importanti, e questo ne ha dato veramente grosso merito. Grazie a voi e in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. Micidiale tiratore da 3 punti, esatto, e infatti a Capo d'Orlando fu determinante, perché in una squadra che aveva già parecchie punte comunque non avevano paura di dargli la palla, perché sapevano che sarebbe finita come una cassaforte. Sa cosa farne. Adesso vedremo come inizieranno le squadre in questo terzo quarto. Pavia non sembra stanca, e questo è un dato di fatto. Come si diceva, Sacco ha trovato il modo di dare riposo a Stanic. Questo può essere importante nel caso di un finale punto a punto, almeno questo è quello che auspica Pavia. Avere Stanis fresco. Dall'altra parte, nota non positiva ma di più, è la grande serata di Carlton Myers, che controbilancia la serata no finora di Rodney White. Lo sai che nella storia dei confronti fra Pesaro e Pavia, ovviamente considerando le vecchie società, poi ci sono stati cambi di denominazione, cambi societari, però le consideriamo un po' le eredi dei vecchi titoli sportivi, c'è stato addirittura un pareggio. Stavamo nella stagione 53-54, i protagonisti erano Riminucci da una parte e Rosolen dall'altra, 46 pari a Pavia, il famoso campo all'aperto. Sì, Riminucci ne avrà fatti almeno 30. Ma anche Rosolen non scherzava, te lo dico io. Era un campo all'aperto dove quando calava la nebbia i maligni dicevano che Pavia mettesse dentro il sesto giocatore, tanto non se ne accorgeva nessuno. Tra l'altro Pavia dovette rinunciare qualche anno dopo al campione di Serie A, perché la federazione non dette l'ok per farla giocare sul campo scoperto. Dal 58 si giocava sui campi coperti, Pavia non l'aveva e dovette rinunciare alla Serie A. Ma adesso torniamo ai giorni nostri, che è meglio. Prima palla del terzo periodo per Pesaro con Mauro Morri, Myers, White, Podestà, Fulz. 3 piccoli quindi, almeno sulla carta, per Pesaro in questo avvio di quarto.
con Majers che va subito ad attaccare Villa, arriva la stoppata di Zugu, ma tiene viva la palla Majers, poi Stanic più rapido, potrebbe essere diversamente di Podestà. Stanic che fa quintetto con Moro, Vil, Gatto e Zugu, il fallo. Fallo di Morri probabilmente, ed è così, il suo terzo fallo, qui vediamo cosa deciderà di fare Ramagli. Un quarto fallo di Morri potrebbe mettere in difficoltà la Scavolini. Si è speso in difesa Morri, ma è evidente che proprio lì paga le sue condizioni non perfette. L'attacco di Pavia riprende con il palleggio di Stanic, con Ezugu che si avvicina per cercare di creargli spazio. Stanic contro Fuls, cerca di incrociare, di mettere in movimento Vil che si alza per il tiro da tre corto. Tiro molto difficile, questo dopo tre finte da fermo. Fuls cerca White, legge bene la situazione, Moro ci mette una mano, Stanic apre il contropiede, Vil già dall'altra parte, qui ha più spazio. Questo è un buon tiro. Lo mette. Questo è un buon tiro, ha messo la palla per terra, arretramento del difensore, tiro immediato. Jeremy Vil sale a 11 punti segnati. Intanto Fulz si muove per Morri, lungo il tiro da tre punti. Lo slalom di Moro, il fallo a metà campo di Carlton Myers. Moro compattissimo nel suo palleggio, la palla molto vicina al corpo, Myers allunga una mano e commette fallo. Il secondo per Carlton, inquadratura per l'arbitro Pascotti. Stanic e Gatto per iniziare l'attacco, Edimes si muove per ricevere Moro, cerca l'anticipo Myers. Beh, gli era andata bene nel secondo quarto, aveva rubato una palla così, qui mette pressione, c'è ovviamente un po' di contatto, ma non dimentichiamoci che questi sono i playoff, quindi qualcosina in più è lecita. È un segnale importante comunque questo atteggiamento anche difensivo di Myers. Stanic mette in movimento Vil che bellissimo, si ritrova smarcato movimento per il pareggio di Pavia. Esce dal blocco Vil di prima intenzione, buonissimo arresto sinistro-destro e palla che non può far altro che andare dentro. Morri rimane lì, 13 punti personali per Jeremy Vil e si sentono adesso i tifosi di Pavia, momento di sbandamento anche per quelli di Pesaro. Majers gioca bene per Podestà che però si mangia il tiro, sì, ma prende rimbalzo offensivo, forza ad attaccare a spazio. Chiude bene Zugo, deve alzare tanto la parabola. Attenzione al contropiede che c'è. Stanic, Vil e Zugo si mangia questa conclusione, è però pronto a prendere il rimbalzo offensivo. Cosa ha fatto? L'ha buttata via adesso. Butta via questa palla, la tocca Stanic, può continuare. Ancora 16 secondi per l'attacco Pavia. Stanic va a prendere il fallo di White. Sì, però è sotto shock la Scavolini e devo dire che anche il pubblico è muto, non sta sostenendo come potrebbe fare la squadra in questo momento. Sicuramente Pesaro ne ha bisogno, adesso qualcuno comincia a farsi sentire. Ma Carlo Sacco inquadrato, il momento più delicato comunque per Pesaro, con Stanic in lunetta, Pavia che ha raggiunto la parità dopo 2:15 del terzo periodo e con Pesaro tra l'altro che ha Morri con tre falli, White, Myers e Zukauskas con due. Sì, e in 2 minuti e 20 secondi ha già commesso tre falli di squadra. Vantaggio Pavia, parziale di 6-0 per l'Edimes. Rientra Zukauskas al posto di Fulz. Alza il quintetto, Ramagli. Ma probabilmente questo è anche un quintetto più abituale per Pesaro. White difende rischia in qualche modo la palla, riapre, Morri rinuncia al tiro, alla fine palla recuperata da Ezugu. Stanic si difende con questo movimento in palleggio, Gatto poi dà palla nelle mani di Vil. Ricordiamo che Pesaro sta giocando praticamente dall'inizio senza Hicks che ha giocato solo il primo quarto. Sì, infatti questo è un grosso problema perché Hicks risolve molte cose. Qui cerca il tabellone ma non lo trova Moro. Ha sbagliato forse uno dei tiri più facili della serata Moro. Il palleggio di Myers, non ha spazio, gioca allora su White, la vuole Podestà, cerca l'anticipo Ezugu, la tocca. Podestà però si ritrova la strada spianata, fallo di Ezugu, canestro non valido. Ah, Ezugu qui aveva anticipato, poi si è fermato e ha lasciato tutto il tempo a Podestà di andare a canestro. Sembra un po' stanco, Peter, si vede.
Vedete, qua anticipano, poi rimane fermo, adesso lì è tardi. Podesta ringrazia. Rimessa dal lato lungo del campo, è il primo fallo di squadra di Pavia nel quarto. Mori a giocare con Podestà, poi con Myers, c'è Will su Myers. Arriva Zugo ad aiutare, Myers trova il varco giusto. Qui è stata un'anguilla, Carton, non ha dato tempo a Zugo di voltarsi, era punito. 16 punti personali Carton Myers, qui è Zugo, ma c'era la spinta. C'era una spinta clamorosa di Zukauskas. Ancora Myers ad attaccare Gatto, poi vorrebbe far giocare Zukauskas, spalla che resta lì. E adesso arriva il terzo fallo di Zukauskas. Sì, questo che lo era molto meno di quello che c'è stato in precedenza. La spinta si è vista benissimo. Ecco, era proprio qui, vedete, da dietro la spinta con la mano destra sulla schiena di Zugo. Giocati 3:30 del terzo periodo, situazione di parità. 41 pari, Pavia palla in mano. E Pesaro che ha già due giocatori con tre falli, Mori e Zukauskas. Guarda, è quasi irreale perché si gioca in un silenzio, sembra di essere in chiesa. Qui intanto Moro prende un po' di vantaggio, poi decide di riaprire, ci mette una mano Zukauskas, 8 secondi per il tiro, 8 secondi per l'attacco Edimes. Il cambio per Pesaro con Fulz che rientra al posto di Mori. Ma guarda, questo mi sembra giusto perché Mori era in questo momento era forse un po' in apnea e non riusciva a guidare la squadra come può fare di solito. Bagnoli che è rientrato in campo prende subito il tiro da fuori, qui lo battezzano, sì, e fanno male, che ritrova la e mano. Queste sono le classiche situazioni in cui l'allenatore dice non tirare, non tirare, bravo. Esce Zukauskas dall'altra parte, Myers, la pressione su di lui di Will, prova a cercare la via centrale Myers, Will, braccia basse, fallo. Le percentuali di tiro in sovrimpressione, avete visto come Pesaro? Tiri da due punti con una percentuale superiore al 60. Pulsa ad attaccare Stanic, non trova però l'angolo giusto per la conclusione. Bagnoli rinfrancato dal canestro. Sì, ma non è quello che si chiede a Fulz, credo, in questo momento, quando di far giocare la squadra, cercare di dare palla a Myers e a White. Stanic per Bagnoli, 5 punti consecutivi. Si è svegliato Bagnoli. Era già successo in gara 5 con Iesi, prima dell'infortunio Bagnoli aveva costruito il parziale che aveva riportato Pavia in parità. Il time out di Pesaro a 5 e 29 dalla fine del terzo tempo, qui c'è Dordei, numero 20, non l'abbiamo ancora visto in campo. Pesaro che deve affrontare una difficile situazione falli e anche una difficile situazione dei suoi uomini più importanti. Beh, perché chiaro, White finora non si è visto, Morvi ha problemi fisici di falli, Myers qui inquadrato, splendido, ma non può cambiare la partita da solo. Poi manca X, non l'abbiamo visto più in campo, dobbiamo pensare che l'infortunio comunque sia più grave del previsto, quindi insomma, rinunciare a X è difficile per la Scavolini, però insomma, diciamo che ancora la bilancia del talento penderebbe dalla parte di Pesaro. Però c'è un'atmosfera strana qui, ecco, adesso si alzano in piedi i tifosi di Pesaro, il tutto palazzetto, e comincia ad applaudire, ma ci sono stati 5-6 minuti di forse di stupore generale per la rimonta di Pavia. Si ricomincia ed è questo il grido che si alza dalla tribuna di Pesaro. Si ricomincia con Fulz che fa giocare Podestà, Podestà contro Bagnoli, gioca ancora con Fulz, 11 secondi per l'attacco di Pesaro, pronto a raddoppio Will, Podestà legge bene il taglio di Zukauskas. Bravissimo Podestà qui, non era facile, era quasi al limite dell'infrazione di passi e ha trovato il compagno. Metà del terzo tempo, Stanic contro Fulz, fa muovere Will che si porta dietro Zukauskas, 10 secondi per il tiro. Eccolo Will che la prende, va ad attaccare White, poi riapre Bagnoli, si alza da due, corto, rimbalzo di Rodney White, l'apertura per Fulz, Myers corre sulla fascia, si alza per il tiro da tre, lungo anche questo, ma Zukauskas consente un altro possesso a Pesaro. White, cortissimo, movimento buono, tiro decisamente no, ma prende rimbalzo offensivo,
fa saltare Bagnoli, terzo fallo di Bagnoli. Qui White ha fatto un paio di finte in area andando a incrociare il braccio di Bagnoli, che è un po' poco esperto in queste situazioni. Vedete il suo terzo fallo. Andiamo a rivedere l'azione. Onestamente non sembra un gran contatto, però da qua si vedrà meglio. Solo per il braccio abbassato. Ha abbassato il braccio, probabilmente non l'ha toccato. Mette il primo Rodney White, tra l'altro Pavia appena 9 falli spesi in tutta la partita. E Pesaro che ritorna lì, meno 1. White 6 punti, ma 1 su 6 al tiro. L'attacco di Moreau, gioco fermato da Pascotto perché sulla partenza di Moreau c'è stato l'intervento falloso. Myers. Il fallo prima del tiro sarà rimessa per Pavia. Terzo anche per Myers. Anzi, qui siamo già, sembra strano, siamo già sul bonus. Oltre il bonus Pesaro, un fallo da spendere ancora per l'Edimes. Moreau sbaglia però al primo libero. Più 2 Pavia. Fulz fa sistemare i suoi, la pressione di Stanic, arriva Podestà a bloccare. Fulz lo cerca nel vivo dell'area avversaria, bravissimo Podestà contro Bagnoli, pareggio. Questo è un gioco d'attacco eseguito bene, con grande spaziatura e in mezzo Podestà che ha potuto avere lo spazio per ricevere. 12 punti personali del Podestà, un solo errore al tiro. Qui cerca lo spazio Moreau, trova la stoppata invece, l'apertura di contropiede, non può arrivarci White. Palla buttata da Pesaro. Non ci arriva neanche un centometrista a prenderla quella. Sì. Bellissima gara 1 di finale, grandissimo equilibrio. Ramagli ha buttato la giacca, Pavia lo fa soffrire. E parità. Gatto va ad attaccare White che gli strappa la palla andando direttamente sul pallone. Si allarga Zukauskas, eccolo, trovato da White. C'è Ville in marcatura su di lui, White va a giocare contro Gatto, perde però il contatto, trova le mani di Myers. 10 secondi per il tiro, Podestà, linea di fondo, raddoppiato, palla raccolta da Gatto. Adesso comincia a sentirsi anche la fatica. Stanic gioca su Bagnoli, fallo. Che si coordina per prendere il fallo di Podestà. Ah, giusto, abbassato, è entrato nel cilindro di Bagnoli. Bagnoli era andato su per tirare. Devo dire che questo è un movimento difensivo, Podestà lo fa sempre molto bene, sempre al limite del fallo. Eccolo qua, lo rivediamo. Bagnoli, questa volta vedete, va in avanti con un po' con i piedi, va a cercare un po' di contatto. Bagnoli era nel suo diritto saltare dritto per tirare. Secondo fallo per Podestà. Bagnoli mette fuori però il primo libero a sua disposizione. Edimes 7 su 10 dalla lunetta fino a questo momento. Buono il secondo per un Edimes che rimette il naso avanti. Adesso è Myers a gestire questo attacco, sale Podestà per creargli lo spazio, vede il buco Myers, si butta, poi riapre, pulsa la finta di tiro, poi però non la prende Podestà. È stato un tocco di un difensore. Sì, gli è scivolata un po' la palla nel passarla, poi tocco di Pavia e 9 secondi per cercare un tiro. Qua, sì. Tocco di Stanic e poi anche di Bagnoli probabilmente. 9 secondi per tirare. Zukauskas, largo, Myers, problemi di ricezione. Poi continua col palleggio, a 5 secondi si alza per il tiro da 3 punti, non lo mette. Buon taglia fuori di Pavia. Taglia fuori ideale, no? Quando tutti tagliano fuori uomo e la palla va a finire per terra, c'è il contatto ma c'è anche la palla rubata di Pesaro. Attenzione a White, Fulz ha spazio, gioca sull'altro lato per Myers, prova a puntare Stanic, perde la prima occasione di tirare. Fulz mette in movimento Zukauskas, deve provarci Podestà contro Bagnoli che ha 3 falli, bravo Podestà, è lui a tenere in piedi Pesaro. 7 su 8 al tiro. Il contatto l'abbiamo rivisto, però sembrava più che onesto il tentativo di Myers, lì ci si tocca per forza.
2-15 alla fine del quarto, con Bill che gioca su Gatto. Gatto giro e tiro, lo trova contro White che non si alza. Era poi, c'era rimasto Myers su di lui, ma ha fatto molto bene da Gatto senza mettere palla per terra. Era Myers, non White. Infatti. Pulsa ad attaccare, trova nuovamente Podestà, stavolta palla che però esce contropiede, tentato da Moreau, va a cercare Bill che tiene palla in campo. C'è Bill, si butta Stanic, dentro, ci prova Bill, ma è chiuso da White, smarcato Bagnoli, rinuncia. Sì, forse dall'angolo si sente più sicuro. Stanic ad attaccare, di fronte Podestà, gioca a due con Bagnoli, di destro, palla che esce però. L'azione era buona, il tiro un po' meno. Pulso per White, buon raddoppio di Bagnoli, ma altrettanto buono il passaggio di White, Podestà, rimasto libero. White a questo gioco ha già giocato, vedete, testa alta, vede il taglio del compagno, troppo facile. 16 per Podestà, più 1 per Pesaro. Villa ad attaccare Zukauskas, scatta i falli, Villa si inventa questa rovesciata. Gran canestro in rovesciata con l'effetto appoggiato sul tabellone. Sono 15 personali per Jeremy Villa. Myers gioca subito su Zukauskas, di fisico il lituano, sbaglia però, sì, Bagnoli esce con la palla. Di fisico anche Gatto nella difesa. Moreau è già dall'altra parte, salta più in alto di Podestà ma la palla esce. È rimasto libero White, va ad attaccare Bagnoli. Poi arriva da dietro Moreau, è fallo il suo. Ma sì, sicuramente è andato in maniera un po' scomposta. Sembrava che inizialmente avesse toccato il pallone, poi probabilmente abbassando il braccio è andato sull'uomo. È stanco Moreau, secondo me. Lo rivediamo, qui White si gira, è andato sì sulla palla, poi dopo in ricaduta si è portato dietro anche il braccio di White. Esce Myers, White in lunetta, 36 secondi alla fine del terzo periodo. Fuori anche il libero di White. Due errori consecutivi. La mimica di alcuni spettatori è più eloquente di qualsiasi commento. Vill si alza, mette il tiro da tre punti. Letale questo contropiede, anche perché non potrà tenere palla fino alla scadere dei 24. Pesaro rimarrà comunque un paio di secondi, vedremo cosa deciderà di fare Morri che è rientrato in campo al posto di Myers, sfrutta il lavoro di Podestà per ottenere quantomeno il fallo di Stanic. Questo, e ci saranno i liberi. Questo vuol dire che comunque Pavia avrà l'ultimo tiro del quarto, quindi una scelta secondo me anche intelligente quella di Stanic. Intanto Sacco toglie dal campo Bagnoli, rimanda dentro Zugu per gli eventuali rimbalzi, dentro anche Rodrigo Garcia. E riposa proprio Moreau, che così avrà, diciamo, tre minuti buoni per riprendere il fiato, considerato anche l'intervallo. C'è Stanic che sta dicendo qualcosa a Sacco, alzando più volte la mano e dicendo tre. Staremo a vedere, intanto i liberi di Mori vanno a segno con Pesaro che ritorna a meno 2. E l'ultimo tiro per Pavia con Stanic pressato da Fulz che sbatte poi contro il Zubu. Stanic si alza, mette la tripla del più 5 per l'Edimes, ci prova poi alla fine White, prende il tabellone, ma attenzione perché l'Edimes ha ribaltato la situazione, ha costretto Pesaro a segnare appena 14 punti segnandone 23. E adesso affronta l'ultimo periodo avanti di 5 lunghezze, che per come è andata la partita sono tante e sono poche. Guarda, Pesaro, lo sappiamo tutti, ha la possibilità di ribaltare questa partita in un minuto. Però Pavia, signori, sta facendo una partita di un'intelligenza tattica unica. Sacco sta gestendo bene i propri uomini, sta sfruttando il fatto che le rotazioni di Pesaro si sono improvvisamente accorciate. I problemi di falli di Morri, che anche questo conta sulla partita, perché tre falli del regista riminese sono qualcosa di cui deve tenere conto la panchina di Pesaro.
Myers è stato importantissimo per Pesaro, ma bisognerà vedere quanta benzina ancora. Sicuramente la voglia ce l'ha, è tanta, l'ha dimostrata, l'aggressività, però non è in ottime condizioni fisiche e lo sappiamo. Rodney White per ora un paio di passaggi, due o tre rimbalzi, ma per il resto non si è visto. Dovrebbe essere lui a fare la differenza. Io credo che Podestà, più di quello che ha fatto in questa partita, non gli si possa chiedere. 16 punti per lui con 8 rimbalzi, parliamo ovviamente di Podestà. Pesaro anche 16 da Myers in 18 minuti con 7 su 12 al tiro. Situazione falli per i padroni di casa con Morri, Myers, Zukauskas, tre personali a testa. Sta meglio dal punto di vista dei falli commessi Pavia, c'è solo Bagnoli con 3. Bagnoli che ha segnato 10 punti. I migliori realizzatori Edimes sono Vil con 18 e Morro con 13. Pavia che tira complessivamente con poco più del 40%, ma da battaglia sotto i tabelloni, 30 rimbalzi contro 27 per i lombardi. Pesaro tira leggermente meglio, il 45%, ma anche 13 palle perse contro le 8 dei lombardi. Si ricomincia, primo possesso del quarto periodo per Pavia e la novità di Pesaro è Tomassini, numero 7, a guardia di Stanic, che qui gli sfugge, poi da palla e Zugu, il taglio di Ville che si alza e la mette da 2, più 7, massimo Ville vantaggio Pavia. Ha fatto un paio di canestri con il taglio in mezzo all'area, ricezione e tiro immediato, pazzeschi. Gioca nuovamente con tre piccoli Pesaro, Morri, Puls, Tomassini, tutti e tre insieme. Qui la finta di Tomassini, poi si butta dentro, ha chiuso il palleggio, deve giocare con Podestà, 7 secondi per il tiro, ci deve provare Podestà, non lo trova, rimbalzo che alla fine è nelle mani di Stanic. È un quintetto rischioso questo per Pesaro, qui c'è la spinta di Podestà su Ezzugu. Ezzugu aveva buona posizione anche se era dalla parte destra, quindi probabilmente lì avrebbe potuto lasciare arrivare la palla Podestà, però sai, l'istinto è quello, se puoi anticipare ci provi, lo fai. Subito Myers dentro al posto di Tomassini dopo 42 secondi del quarto periodo. Ma non lo so, probabilmente Myers doveva sistemare una scarpa. Stanic fa giocare Ville che si alza, rilascio rapidissimo. No, non è caldo, è bollente. Jeremy Ville sta costruendo un fossato che è difficile poi da colmare per Pesaro. Più 10 Ville, 23 personali. Morri gioca su Fulz, Podestà. Nuovamente fuori per Morri, poi l'anticipo di Ezzugu. Stanic tiene il possesso per Pavia. Riesce a sfuggire a Fulz, c'è cioè il taglio, difende la palla e Zugu col palleggio, poi viene fermato fallosamente. È un momento delicatissimo per Pesaro. Assolutamente delicato, a terra White. Qui la palla forse sì, era per Zugu, la stoppa di ginocchio e poi va a subire il fallo. Quarto fallo per gioco fermo, time out per Pesaro, giocati 1 e 19 del quarto periodo. Tra l'altro Pesaro già due falli commessi, 0 Pavia, che da questo punto di vista si sta gestendo in maniera encomiabile. Situazione falli, Jeremy Ville, l'avevamo detto in apertura, un altro decisamente rispetto a quello che aveva giocato per qualche mese con Novara. Qui adesso prende letteralmente per mano la squadra. Ma soprattutto è un terminale fantastico, micidiale, perché spesso senza neanche mettere la palla a terra esce dai blocchi e ha sparato due tiri da due e una tripla dall'angolo, che sono praticamente quelli che hanno fatto il break. Si torna in campo con Zukauskas dentro per Pesaro che rinuncia a Podestà. Sicuramente Zukauskas può marcare tutti dal numero 1 al numero 4. Intanto Ezzugu mette un libero a suo modo, questa è una notizia. Ha una soluzione questo quintetto che Pesaro adottò già in un'altra partita che abbiamo trasmesso, quella contro Casale, però lì c'era anche X in campo. E intanto Pavia vola al massimo vantaggio, più 12, parziale di 10-0 a cavallo fra i due quarti. Puls va a ribaltare, Morri,
Stanic, pressione su Morri, arriva Majez, si alza per il tiro da tre punti, lo mette, primi punti di Pesaro nel quarto. Ed è un canestro che conta, non tanto per il fatto che sia da tre, ma perché Pesaro fa vedere che c'è. E adesso vediamo se c'è anche nella sua metà campo. Stanic per l'attacco di Pavia, il taglio di Esugu dietro la difesa, ma c'è l'intervento, l'uscita fallosa di Fulz. Ma guarda, qui Stanic aveva fatto un errore secondo me, o perlomeno una mezza stupidaggine, si era buttato in mezzo alla difesa senza poi sapere bene cosa fare, un palleggio dietro alla schiena di troppo e poi la palla che secondo me viene persa. Eh sì. Però insomma, diciamo che questa è andata a favore di Pavia. Ecco, se non vuoi qualcuno con la palla in mano in questo momento è Viru. Intanto 10 secondi per l'attacco Edimes, Costanic che mette in movimento Ezzugu, la stoppata di White, ma palla che ricade nelle mani dell'inglese. Sì, è chiaro che ci vuole, c'è un po' di fortuna, però bisogna esserci lì. Ezzugu l'ha ripresa e l'ha rimessa dentro. Protagonista in questa frazione. Per lui 8 punti e 9 rimbalzi. E anche un fallo adesso. Il secondo della sua partita. 7:34 alla fine, Sacco salta sulla panchina di Pavia. Questa è una partita piena di significati particolari per lui, anche se è soltanto la prima di questa sfida. Sì, secondo me ha talmente tanta pressione dentro che non riesce neanche a muoversi, è seduto, si è alzato solo due volte in tutto l'incontro. Tanto Morri mette il primo libero per Pesaro. Tutto questo Pavia è sopra di 9 punti ed è riuscita a dare molto riposo a Monroe che è ancora in panchina. Gatto nuovamente per Bill, blocco di Ezzugu, Bill due palleggi, il tiro micidiale, non lo fermano. Sono 25 per lui, 11 su 14 al tiro. Dall'altra parte White, un lampo, ma c'è un lampo anche di Ezzugu. Sì, ma è andato anche qui morbido a tirare White, come se stesse facendo riscaldamento. Guardate, qui cambia di mano, va col destro, gliela mette praticamente in bocca e Ezzugu ringrazia. E torna in campo Podestà, riposa White. Ancora lunghissima, 7 minuti e spiccioli. Morri fa giocare Dzukauskas che va a sfondare. Era lì pronto Stanic, specialista, coraggioso anche, sì, in questo frangente. Diciamo che Stanic, il coraggio di Stanic è inversamente proporzionale alla sua altezza. Quarto fallo di Dzukauskas. E bonus raggiunto da Pesaro a 7 minuti dalla fine, con Pavia che invece ha ancora 3 falli da spendere. Stanic gioca sul gatto, palla sull'altro lato, Dzukauskas in marcatura su Bill che distribuisce Ezzugu, ormai se la sente dappertutto. Diciamo che questo sarebbe stato veramente troppo. Non prende neanche il ferro, palla recuperata da Pesaro. Però sai, quando Ezzugu ti fa tutto quello che ha fatto in campo stasera, puoi anche concederglielo che prenda un tiro così, magari poi... chissà, magari ne mette anche uno. Intanto 10 minuti buoni di riposo per Moro, pronto a tornare in campo. Fulz l'assist, Podestà il più puntuale di tutti in attacco. Pesaro meno 9. Stanic l'assist e poi Ezzugu stoppato ma fallosamente. È il quinto di Dzukauskas, decisione pesante questa. Sì, perché anche la stoppata non era stata di Dzukauskas, era stata penso di Podestà e poi c'è stato l'intervento di Dzukauskas contemporaneo. Proviamo a vederla, intanto c'è un po' di agitazione lì in curva. Gioco fermo, quinto fallo di Dzukauskas, rivediamo qui la stoppata prima di Podestà. Però non c'è dubbio che il fallo ci sia. Guarda, Dzukauskas arriva e lo prende in faccia. Mi sembra destro. Che non ci sia proprio argomento per contestare. Fuori il lituano.
chiude con 7 punti segnati, 3 su 5 al tiro, un rimbalzo, una palla persa in 19 minuti. Pesaro sconta molto adesso il fatto di non poter schierare X, che dopo il primo quarto non si è più visto. Questa sicuramente è la cosa importante che Pesaro deve vedere, intanto di recuperare per la prossima partita, però ce n'è una qui che i marchigiani devono sicuramente provare a vincere, perché sono ancora 6 minuti, c'è tutto il tempo, però c'è anche una Pavia in campo che sta giocando una pallacanestro semplice ma molto redditizia e in alcuni momenti anche spettacolare. Sì, eh? Sì. E giù con lunetta e mette il suo mattoncino anche stavolta. Sì, questa l'ha tirato con l'attacco questo, perché si è fermata sulla piastra del ferro e è andata dentro. Però da modesto scarpone del basket quale ero, io mi sento di applaudire un giocatore che è salito dal 30% del regular season al 48% dei playoff. Beh, vuol dire che quando conta, conta. Morri, Podestà va a smarcarsi, si alza White, corto, Podestà, rimbalzone, riapre, Myers da tre. Guarda. Myers e Podestà tengono questa squadra. Sì. Se Pesaro riesce a rimettere in piedi questa partita, deve fare un monumento a questi due giocatori, a Podestà e a Myers, perché sta facendo veramente di tutto. Qui Moreau fermato però fallosamente. Fallo probabilmente proprio di Podestà, vediamo. Sì. Fallo di Podestà, ma ha abbassato il braccio. Quinto fallo questo... di Samuele Podestà. Notizia molto brutta per Pesaro, eccolo qua. Ecco, ha abbassato il braccio sinistro alla fine. Che dire? Ci ha provato generosamente, ma insomma fallo che forse poteva anche evitare. Esce dal campo, 18 punti in 28 minuti, 9 su 12 al tiro, 9 rimbalzi, un recupero, un assist e una stoppata. E intanto Pavia torna a più 9. E adesso, come vedete, siamo a 5.45 dalla fine. Mori gioca subito su Myers, è tornato in campo Montonati al posto di Podestà. Myers prova a spaccare la difesa, White con una mano sola non la tiene, palla nuovamente nelle mani di Myers, deve provarci lui, smarca Montonati per il tiro da tre punti che va. Breia Montonati, meno 6. È appena arrivato dalla panchina. Compagno del Caprari che avete visto nell'intervallo qui con noi nella Capo d'Orlando che vinse il campionato di Lega 2, risponde Gatto dall'altra parte sull'ennesimo assist di Stanic, è il quarto della partita di Stanic. Mori fa giocare Myers, Montonati, sacrificio per Myers che si sposta col palleggio, vede il buco, si butta dentro, il fallo su di lui di Stanic. Beh, ormai Maia stava andando dentro sul palleggio, ha provato a rubargli palla Maxi Stanic commettendo fallo. Lo rivediamo, eccolo qua. Sì, mano e palla, comunque è una decisione che si sta. Terzo personale, secondo di squadra Edimes, quando siamo oltre la metà del quarto periodo. Pavia avanti di 8 e Pesaro che deve rinunciare a Podestà e Zukauskas fuori per falli, Hicks infortunato. Edimes che accarezza veramente l'idea del colpaccio. Fulz si difende dall'anticipo, White stavolta fa le cose per bene. Pesaro è comunque sempre lì, meno 6, incollata. E sai, se White comincia a giocare la partita cambia. Moreau contro Myers, vuole andare sulla linea di fondo e ci va. Gli crea lo spazio Gatto, poi riapre per Bill, Bill ad attaccare White. Stanic un controllo non facile, poi alza la parabola, sbaglia e Zubu rimbalzo offensivo, passi. Palla che torna a Pesaro ed è un possesso delicatissimo per i padroni di casa. Sì, qui la decisione arbitrale dobbiamo spiegarla, perché è vero che c'è stato un contatto, ma è stato considerato prima l'infrazione di passi e dopo il contatto, vediamo. Ecco qua l'imbalzo di Zubu. Qui l'intervento di Mori, tra l'altro era sulla palla, i piedi non si vedono. Stiamo con la decisione arbitrale. Fulz contro Will, poi va a cercare Mori che si alza per il tiro da tre punti, corto,
rimbalzo direttamente nelle mani di Stanic che prova a fare contropiede da solo, va fino in fondo Stanic, palla che esce, a rimbalzo c'è White, White già di là, se ne accorge, va fino in fondo, non mette neanche questa, e rischiando anche un po'. Sì, qualcosa c'era, c'è stato un contatto, siamo sfortunata da una parte Pavia a sbagliare il canestro sotto con Stanic, da questa parte altrettanto peso. Oh, il buon errore. Anticipo di Myers, ma il passaggio di Gatto era un po' telefonato, arriva White a schiacciare su Gatto riportando almeno 4 Pesaro. Sì. Chiamata Scavolini, no. Time out Edimes. La schiacciata di White è stata pazzesca, c'era davanti Gatto che è 2,5 metri, questa è stata l'azione precedente dove probabilmente qualche cosa c'era. Eccola e qui qua, Myers il contropiede, arriva White. Qui White riesce soprattutto a trasformare un'energia che lo portava in avanti in un'energia che lo porta in alto. Sì, infatti non ha sfondato, è andato proprio in alto, si è bloccato, è andato in verticale benissimo. E Pesaro è lì a 4 punti, 3-43 alla fine. Bellissimo finale di gara 1. Pavia anche 12 punti di vantaggio. Pesaro sta tentando il riaggancio, il rientro. I suoi tifosi si sentono, quelli di Pavia non hanno mai smesso di incitare la squadra. Bel finale veramente. Il pallacanestro è uno sport strano perché Pavia era avanti di 10-12 punti con in campo un panchinaro Garcia che ha giocato pochissimo, poi dici beh adesso lo tolgo, metto dentro uno che fino adesso mi ha fatto di tutto, che è Monroe, e Pesaro recupera e soprattutto Monroe non riesce a dare, a parte un paio di liberi, quel contributo che gli abbiamo visto dare già in tutta la serie precedente, ma anche in questi primi tre quarti di partita. Probabilmente è il riposo che gli fa male. Tutti in piedi all'Adriatic Arena, bellissimo spettacolo di pubblico e gran finale, 3:30 alla fine. Moreau per l'attacco di Pavia, e Zucco a lavorare per lui, si alza per il tiro, Moreau lungo, rimbalzo che piove nelle mani di White, tensione in tribuna. Myers cambia passo, il fallo di Moreau su di lui, liberi per Carlton Myers. Comunque vada questa partita, la finale ritrova un protagonista, Carlton Myers. Qui complimenti Carlton, a lui. Carlton, linea di fondo imperiale. Poi l'intervento che da dietro è quasi sempre falloso di Moreau, però insomma forse qualche leggero dubbio. Mette il primo Carlton Myers. Pesaro a meno 2, Myers a 24. E adesso è Bolgia vera. Si alza Villa da lontanissimo, corto e Zugu, due rimbalzi offensivi consecutivi, poi alla fine la rimessa è per Pesaro. Decisione non facile, Pascotto era lì a un centimetro. Sì, difficile capire cosa è successo. Probabilmente. Noi vediamo, qui l'errore di Villa. Non tocca neanche il ferro, e Zucco, primo rimbalzo, non va. Secondo tentativo di Tapin, non va. Terzo tentativo, poi Montonati e Moreau, l'ultimo tocco probabilmente di Moreau. Bisogna vedere se Montonati stava dentro il campo o fuori, però... Sì, questo guarda, tocco sembra di Moreau. Difficile da giudicare, da qui impossibile. Myers ancora, non c'è aiuto difensivo, e parità per Pesaro. E adesso è sotto shock Pavia, fulminata da due soluzioni di Myers. Sono sembrate facilissime, fatte da lui ovviamente. Gatto cerca la coordinazione, Murray lo tiene, non si sente di provarci Gatto. Stanic riapre ancora per Gatto che fa saltare Myers, non mette il tiro da fuori, rimbalzo Mori, Pesaro con la palla del sorpasso a 2:18 dalla fine, inciso, quelli che avete visto inquadrati prima in tribuna sono i massimi dirigenti di Pesaro. Mori, fallo di Mori, Stanic, canestro valido di Mori. Pezzo di bravura di Mori questo, perché agganciato da Stanic sul braccio sinistro ha fatto un gioco di prestigio, con una mano sola ha messo la palla dentro. Andiamola a rivedere perché merita. Eccolo qua, Mori
non in condizioni perfette, ha pagato, vedete, ha pagato tutto questo nella prima parte del match. Qui ha trovato la fiammata e con un parziale di 10-0 aperto per Pesaro arriva il time out chiesto da Pavia a 2 minuti e 6 secondi dal termine. Bolgia autentica, lo vedete, Pavia che si è spenta improvvisamente, trovando soluzioni anche abbastanza inusuali, tiri che non hanno toccato il ferro, uno di Monroe e uno di Ville. Insomma, sicuramente non è una questione di energie, perché Monroe si è riposato molto, come mai gli era capitato in questi playoff. Chissà, adesso vedremo se Giancarlo Sacco riuscirà a dare la scossa giusta alla sua squadra. E comunque Pesaro ha trovato il collegamento con l'elettricità, ha trovato nel momento Myers in cui sono venuti a mancare Zukauskas, ma soprattutto Podestà. Ha trovato Myers, è importante anche un canestro di Montonati da tre appena entrato, ma è importante tutto. White che ha cominciato a fare un paio di cose, contropiede. Sacco, la sua squadra vicina all'impresa, adesso è molto più difficile. E Pesaro sembra aver preso il controllo della situazione, più tre con libero di Mori. Dentro Bagnoli al posto di Ezzugu. Stanic gioca contro Fulz, si stacca Montonati ad aiutare, Stanic trova Bagnoli per il canestro del meno uno. Ancora molto lunga, 1,50 alla fine. Fulz gioca contro Ville, White lì prova a chiamare palla, Fulz gioca invece sull'altro lato per Mori, ecco Montonati spalla a canestro, 10 secondi per l'attacco di Pesaro. Mori raddoppiato, da passi, palla Montonati, passi sull'arresto, passi di Montonati e palla che torna a Pavia, 1,36 alla fine. Noi vediamo Mori qui, Montonati con la palla da fermo ha voluto fare l'arresto. Stanic si alza lui per il tiro, non va, ma fallo. C'è stato un fallo in precedenza, fallo di Fulz, fallo sul tiro da tre. Questi saranno tre tiri per Stanic. 1,26 alla fine, lo rivediamo. Qui si alza Stanic, arriva il fallo di Fulz quando la palla era già partita. Ma il regolamento è chiaro. È andata anche bene a Pesaro perché Stanic gioco stava per metterla. Deve essere un gioco da 4. Mette il primo Stanic, 14 su 18 Pavia ai liberi. Buono anche il secondo. Ne ha un altro. E intanto Edimes nuovamente avanti, le due squadre sono già in bonus. Fuori invece il terzo, più uno Pavia. Pesaro palla in mano, momenti veramente palpitanti, bellissimi. Mori gioca su Myers, la finta, poi la palla che arriva a White, una fiammata di White, il fallo di Gatto, canestro valido. Tutta Pavia a circondare l'arbitro Barni. Ma canestro valido e tiro libero per Rodney White. Gatto ha fatto finora un lavoro egregio su White, rivediamo. Qui arriva il fallo. E qui arriva anche il libero di White. Gioco da tre punti per il più due di Pesaro. Entriamo nell'ultimo minuto con Stanic che sprinta, ha spazio, viene stoppato ma fallosamente da Montonati. Probabilmente con il braccio sinistro Montonati lo spinge un po' e poi... Col braccio che non si vede, sì, da questa inquadratura. Liberi ancora per Stanic a un minuto esatto dalla fine. Che partita! Stanic mette il primo e va a 12 punti segnati. 7 su 9 dalla lunetta per il regista di Pavia e parità a quota 80. Mori contro Stanic. White viene a prendere palla e deve fare qualcosa White.
gioca su Myers, 10 secondi per il tiro, Montonati cerca Mori, spalla a canestro, bravissimo Mori. È la sua specialità giocare contro un play piccolo, più piccolo di lui. Ancora almeno un paio di possessi. Il primo tocca a Pavia, ancora con Stanic, esce White adesso su di lui, il lob sul cambio difensivo, Bagnoli si mangia il pareggio, Bagnoli si mangia il pareggio, Pesaro non può arrivare fino in fondo, ma può lasciare pochissimi secondi ad un'eventuale replica di Pavia, può chiudere soprattutto il match se segna. White, Myers verso la palla, marcato da Moreau, a 7 secondi Pesaro, esce ad aiutare Bagnoli, palla persa da Myers, contropiede, Stanic lo spinge, si allarga per tirare, Moreau da 3 punti, la mette, è vantaggio di Pavia, vantaggio di Pavia, 3 secondi dal termine, ci prova Myers allo scadere, non va, Pavia vince all'Adriatic Arena, è 1-0 nella serie di finale, quello che non ti aspetti succede, tutti i giocatori a cominciare da Moreau sotto la curva dove sono i tifosi di casa, clamoroso epilogo. L'amoroso epilogo di una bellissima partita. Partita straordinaria, ma la freddezza di Stanic, erano 3 contro 1 in contropiede, hanno deciso freddamente di tirare da 3 per vincere la partita. Qui la palla persa di Myers, Stanic, eccolo il contropiede. Vedete, c'è il contropiede, potevano andare a tirare da sotto con Bagnoli, la scelta è tiriamo da 3. Ed è stata la scelta giusta, è arrivato il canestro di Moreau, proprio quello che aveva più stentato a rientrare in partita dopo la permanenza in panchina. Pavia va 1-0 nella serie, si rigioca qui all'Adriatic Arena fra 48 ore. Gatto, Gatto, Gatto! Una battuta con Ivan Gatto su questo colpo esterno. Edimes, serie che si mette nel migliore dei modi. La chiave è crederci sempre anche nei momenti più delicati. Mi permetto di aggiungere anche il lavoro difensivo.